Buongiorno a tutti, dovremmo essere live. Io sono Ivan Zorico, direttore editoriale di Smart Marketing. Qui con me c'è Raffaello Castellano. C'è Raffaello. Ciao Ivan, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti quelli che si sono collegati. Dateci qualche segnale se ci seguite. Siamo con 2 minuti di ritardo e questa volta faccio subito in mea culpa. Ho avuto diversi problemi tecnici e quindi il dietro le quinte si è protratto più del normale. Ma insomma, i 2 minuti, si concedono i 5 minuti a tutti, 2 minuti li concederete a noi di Smart Marketing. E noi ci Benvenuti. prendiamo pure ancora qualche secondo per vedere se appunto qualcuno si collega alla diretta per darci qualche feedback, se appunto ci sentono, se l'audio è a posto, insomma, se tutto l'aspetto tecnico va come deve andare, come si Se suol tutta dire. sta manfrina serve a qualcosa, diciamo, alla Assolutamente, assolutamente. L'argomento di oggi è molto interessante. E per certi versi un po' differente rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché come avete visto abbiamo fatto dei contenuti molto verticali sul marketing, sulla comunicazione, anche sul mondo digitale. Adesso abbiamo voluto prendere un argomento che è comune e trattarlo però da tanti punti di vista. Quindi anche qui ci troveremo i libri, troveremo il digitale, la TV, quindi sarà un argomento che ha appunto una trasversalità insita proprio nell'argomento stesso. Raffaello, di cosa parliamo? Sì, allora parliamo di tutto quello che gravita intorno al concetto dell'enogastronomia ed è un campo molto ricco, insomma, in questa, tra l'altro non l'abbiamo fatto perché il momento è anche, come si dice, è un momento topico per questi argomenti, perché in realtà, come dire, le proteste che stanno facendo soprattutto i ristoratori, che è una delle categorie più danneggiate dall'anno e un mese oramai di chiusure quasi totale a seguito della pandemia, è nato per altri motivi in realtà, grazie proprio all'escamotage di una felice intervista che una delle nostre contributor, Simona De Bartolomeo, ha fatto appunto a un personaggio pubblico, uno chef che conoscerete dopo, non voglio fare appunto spoiler, ma che ha partecipato a una delle edizioni appunto di MasterChef. Perché ne vogliamo parlare dell'enogastronomia? Perché ci sembrava il momento giusto, insomma, no? Magari coccolarsi col cibo, io ne sono un esempio in questo caso, può essere anche una maniera per abbassare quella che è la depressione, magari in questo caso qua. Ci manca poter uscire per prenderci un caffè, un aperitivo, ci manca il poter andare al ristorante. L'ultima volta che sono andato al ristorante io risale a settembre. Adesso Taranto, insieme alla Lombardia, sappiamo che Taranto insieme a Milano è una delle zone più sorvegliate d'Europa, proprio per la maggior parte dei casi. Non nascondiamoci che ieri abbiamo avuto 700 morti. Niente, insomma, siamo qui e vogliamo battere come dire, il punto. Abbiamo invitato ospiti d'eccezione per questo. Saremo coadiuvati dalla nostra contributor Simona De Bartolomeo, che ci aiuterà a dipanarci in questa intervista, in questa puntata particolare, dove parleremo meno di libri, meno di film, meno di cortometraggi, ma certamente parliamo di un argomento che sta a cuore a tutti: il cibo. Sì, più che altro non che ne parliamo meno, nel senso che come abbiamo fatto le altre volte siamo stati verticali proprio su un libro specifico. Questo invece, l'enogastronomia, il cibo, la cucina, ci ha dato lo spunto per fare anche un po' di digressione, no? Ci siamo detti, ma quando è partito un po' questo fenomeno? E ci siamo domandati che in TV appunto aveva avuto grande successo dai 15-20 anni, ma poi anche dal web, perché poi ci sono stati molti fenomeni web, da lì poi con i social network tutto è esploso. Ancora di più. È un caso tra tutti, è quello per esempio di Gelo Zafferano, Verissimo. uno dei primi blog, ancora, possiamo ancora chiamarlo così, che appunto nel 2006 ha avuto questa intenzione, grazie alla sua, diciamo, fondatrice che è Sonia Peroraci, che appunto è un'istituzione in questo senso, ed è riuscita poi da un singolo sito web a creare poi una vera e propria industria. Poi adesso è stato acquistato da Mondadori e adesso è diventato anche un magazine che non è solo in Italia ma anche all'estero. Insomma, da un semplice blog che parlava di cucina è riuscita appunto a creare sostanzialmente un'industria. Questo è molto importante perché poi abbiamo visto che da un blog si è passati a un libro, si è passata a delle pagine social. Tutte queste persone che gravitano intorno al cibo, alla cucina, a livello nazionale hanno milioni di follower sui Sì, è social. vero. Benedetta Rossi, ho visto che ha tra Instagram e Facebook oltre 10 milioni di seguito,
quindi stiamo parlando di numeri davvero importanti. Una Chiara Ferragni della cucina, va, perché... Assolutamente sì. E poi diciamo a ruota un po' tutte, Benedetta Parodi, sembra che per fare questa, come dire, mestiere ti devi chiamare Benedetta, perché di Benedette ce ne sono diverse. Infatti sì. E quindi questo ha portato poi anche ad una esplosione in libreria, perché sappiamo tutti, è ormai tutto il mondo della comunicazione è integrato, online, offline, quindi sito, TV e pubblicazioni. Ad esempio, possiamo dire, qui non so se vuoi spendere due parole tu, Raffaello, per quanto riguarda i libri di, non so, sì, le ultime magari, pubblicazioni ecco, sì, di... Qui vediamo uno degli ultimi pubblicati appunto da quello che può essere definito il nuovo fenomeno appunto sia del web, che è trasversale, come hai detto tu bene, con i numeri che c'è su Instagram, su Facebook e su quant'altro, e che è appunto Benedetta Rossi. Benedetta Rossi che un po' ha scalzato la famosa e l'antesignana appunto Benedetta Parodi, e che ha questa maniera veramente la cosiddetta, non me ne voglia perché lo dico con tutto l'affetto possibile perché seguo anch'io le sue trasmissioni, ha questa maniera molto popolare di cucinare, molto della la signora della porta accanto, la signora a cui andresti a chiedere, che so, la cipolla o il limone che ti è finito, insomma, no? E non disdegna qualche parola in dialetto ed ha questa maniera di accoglierti davvero molto, 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 molto affettuoso, ed è stata la chiave del suo successo. Anche lei, come l'altra Benedetta Parodi, ha cominciato in televisione, diciamo, no? Lei ha cominciato su quel canale tematico che ha lanciato tantissimi, che appunto è il famoso Real Time, ma da lì poi è esplosa, e ovviamente adesso, da un anno a questa parte, la fruizione soprattutto attraverso il web. Anche lei è diventata una star dei libri. Sappiamo che il fenomeno dei libri di cucina scritti da cuochi famosi, o in questo caso da chef famosi, o in questo caso da cuoche affermate, ma non ovviamente non principalmente come propria professione, come Benedetta Parodi e Benedetta Rossi, sono un fenomeno che ha tenuto su l'editoria negli ultimi 15 anni, più o meno da quando c'è stata l'esplosione di Cotto e Mangiato, che appunto era condotto da Benedetta Parodi, e che è stata una formula innovativa per certi aspetti, perché anche Benedetta Parodi aveva questo stile accogliente, molto popolare, ma non, come dire, semplicistico, di affrontare la cucina. Nello stesso momento in cui si affermavano grandissimi chef che invece ci facevano vedere come la cucina era irrigimentata e tenuta da delle regole. Io che ho lavorato nel campo della ristorazione, soprattutto in sala, fino a non troppo tempo fa, vi posso dare una conferma diretta di questo. Lo chef in cucina è il re, è come un generale sul campo di battaglia, quindi davvero i segmenti sono tenuti in una certa maniera, e probabilmente se la cucina oggi se ne parla tanto sui libri, sui blog, su tutto, si deve sicuramente all'antesignano che hai detto tu, Giallo Zafferano, ma si deve soprattutto a figure che hanno fatto da tramite dalla massa, che non è una parolaccia, insomma, intesa come dal pubblico, appunto, al professionale. E in questo senso la prima è stata Benedetta Parodi, e adesso il fenomeno nuovo è Benedetta Rossi. No, la cosa interessante è che sostanzialmente di cucina se ne può parlare in tantissimi modi. Se provate a scrivere programmi televisivi su cucina, vedete che la cucina è trattata con appunto come esperienza, come modo di avvicinarsi ad una cultura, quindi ai dialetti, oppure Cuochi d'Italia, per esempio, ti fa scoprire le specificità di ogni regione, quindi tu ti senti anche vicino e portato a conoscere una parte d'Italia che magari non conosci, e invece di conoscerla attraverso, non so, la geografia, la conosci attraverso il cibo. E quindi questo in qualche modo avvicina poi la persona al conduttore, e quindi il conduttore poi diventa un punto di riferimento, e come abbiamo visto in questi casi è capace poi di scrivere dei libri ed avere un grande seguito. Infatti si crea proprio un'affinità, sì, una forma di affetto appunto tra lo spettatore e il cuoco, in questo senso. Bando alle ciance? Assolutamente, vorremmo presentare il primo ospite appunto della nostra diretta. Non so se vuoi una nostra amica tu. Diciamolo, perché insomma a parte essere di Taranto come me e te, insomma, no, ma è una persona che insomma conosciamo da tempo e frequentiamo da tempo, almeno io anche dal vivo, tu solamente in remoto. Ciao Stefania. Ciao a tutti. Ciao Ivan, ciao Raffaello.
Ok, allora, visto che la conosci, Ivan, scusami, visto che la conosci meno, la introduci e la presenti tu, dai. Assolutamente. Qui con noi c'è Stefania Ressa, che è giornalista, esperta di marketing e comunicazione, e ha anche da qualche tempo avviato un evento molto famoso, partito dal sud, quindi, e che poi si è esteso, che appunto, uno dei motivi per il quale abbiamo voluto sentirla, perché in un momento così difficile anche quello degli eventi collegati al cibo, alla gastronomia, hanno subito comunque delle perdite e dei rallentamenti. Quindi Stefania, io ti ho riassunto in poche parole, quindi magari se tu vuoi dire qualcosa in più di te stessa sicuramente farai miglior lavoro di me, e poi magari parliamo poi del tuo evento. Del tuo evento, del Due Mari Wine Fest. Vai, prego Stefania. Allora, intanto volevo ringraziare Smart Marketing, perché queste sono delle iniziative bellissime, e non lo dico per piaggeria, penso che mai in questo momento storico c'è bisogno di mantenere contatti, soprattutto con chi ci segue magari da tanto tempo. Aggiungo soltanto del Due Mari, che Ivan ha presentato benissimo, che oltre a me ci sono anche Fabio e Andrea Romandini, altri miei due soci che organizzano l'evento, altri due visionari, mi piace definirli. Bella. Che, sì, perché quando abbiamo pensato al Due Mari Wine Fest non c'era nel 2016 ancora un evento enogastronomico di riferimento a Taranto, quindi mossi da questa informazione, mossi anche dalla passione nei confronti del mondo del vino, ci siamo avventurati, e nonostante all'inizio non sia stato proprio semplicissimo, perché non eravamo del mestiere, eravamo soltanto tre giovani ragazzi ritornati a Taranto dopo l'esperienza universitaria lavorativa fuori, abbiamo deciso di seminare nella nostra città, come magari hanno fatto tantissimi giovani, tantissimi tarantini che ora stanno tornando. Ed è sempre bello, come sta facendo vedere, ecco, Ivan, rivedere un po' le immagini, insomma, di quello che è stato. Noi, ecco, come tanti altri operatori del settore, abbiamo dovuto rinunciare a due edizioni, perché siamo partiti con l'edizione estiva nel 2016, poi dopo due anni abbiamo deciso di raddoppiare con quella invernale, proprio per un po' proprio dei pazzi. Sì, dei pazzi, perché tra l'altro abbiamo voluto destagionalizzare un po' l'evento, e però con l'idea di regalare a Taranto due occasioni importanti, che hanno anche portato alla promozione del territorio, perché abbiamo sempre pensato che la condivisione fosse alla base di tutto. Non a caso noi abbiamo all'attivo due gemellaggi, uno con l'Umbria, uno con la Toscana. E più che evento mi piace definire il Due Mari Wine Fest un progetto a 360 gradi. Tra l'altro mi ritrovo tantissimo nel format che avete lanciato, e soprattutto nella puntata di oggi, perché noi tendiamo proprio ad unire all'evento una serie di altre occasioni collaterali, tra cui la presentazione di libri, quindi la cultura ha un peso specifico importante. Abbiamo comunque ospitato tanti, penso al professor Luigi Moio, che è uno dei più grandi enologi a livello internazionale, con la collaborazione di Libreria Mandese abbiamo presentato il suo ultimo libro, o Filippo Bartolotta, insomma, due edizioni fa, che è stato un po', ecco, conosciuto come il sommelier di Obama, è stato il sommelier alla Casa Bianca di Obama e Michelle, che ha presentato il suo libro a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin. Insomma, cerchiamo in un certo senso di creare e di far vivere ai fruitori una vera e propria esperienza, perché poi le esperienze sono quelle che alla fine vengono ricordate con più piacere, ecco, meglio. Sì, tra l'altro io che ho seguito alcune edizioni, a differenza di Ivan, che essendo a Milano, se no altrimenti conoscendolo non si sarebbe perso quello che appunto era questa iniziativa. Tra l'altro mi è piaciuto molto una cosa, anch'io sono operatore culturale, quindi il mio non è un discorso puramente di piacevolezza, ma anche tecnico. Il fatto che abbiate deciso tu, Fabio e Andrea, di diramarlo il più possibile sul territorio, cioè non era
concentrati in un unico posto, ma si allargava su tutto il territorio. Avete fatto delle masterclass in alcuni ristoranti rinomati, appunto anche della zona, quindi coinvolgendo il tessuto economico, che è quello che un evento di questo tipo dovrebbe fare, a maggior ragione se è un evento di tipo enogastronomico. Il raddoppio, prima ho detto simpaticamente siete dei pazzi, ma in realtà è nato da un'esigenza del mercato, perché il successo nelle prime due edizioni è stato travolgente. Mi ricordo che tu mi dicesti per telefono, ci sentimmo per un'altra iniziativa, mi dicesti ci ha un po' travolto il successo, non ci aspettavamo tutto questo riscontro, evidentemente siete andati a toccare un nervo scoperto. E il fatto che raddoppiando la versione appunto invernale, ma poi anche altre iniziative a cui io ho partecipato con grande gusto, come appunto Cantina in Barca, che è stata molto bella, insomma l'iniziativa sui catamarani della Dolphin, azienda che fa turismo appunto a Taranto attraverso dei catamarani, quindi coinvolgendo altro territorio. Questo è l'esempio, e il vostro evento, e lo dico da addetto ai lavori, è il classico format di come dovrebbe essere fatto un evento che tenga conto di quella parola che ancora oggi viene vista come parolaccia, di marketing culturale. Cioè, sì, quando uniamo la parola cultura a economia, c'è ancora qualcuno che ha fatto gli studi classici che storce il naso, dice non va bene così. Invece voi siete l'esempio che la cultura non solo può dar da mangiare, ma può essere veramente il volano del cosiddetto sviluppo di un territorio depresso come appunto è Taranto. Prego. Sì. Vai Stefania. No, volevo aggiungere soltanto una cosa, poi passo subito la parola di Ivan. Figurati. Hai detto bene, nel senso che noi comunque con il Due Mari Wine Fest diamo anche lavoro a tantissimi ragazzi del territorio. Quindi, e soprattutto tendiamo e cerchiamo, anche se lo sappiamo che a Taranto è un po' difficile, di fare rete con tutte quelle altre realtà come la Ionian Dolphin o Libreria Mandese, che fanno cultura e portano in alto il nome di Taranto. Se mi permettete, questo è anche possibile, e anche qui io non è piaggeria, però alle spalle abbiamo l'appoggio delle istituzioni, che è importante. Durante la prima edizione diciamo che questo appoggio un po' ha latitato, però con il passare del tempo abbiamo dimostrato che un evento come il Due Mari Wine Fest può essere davvero strategico per il lancio e per il marketing territoriale che ancora noi, insomma, ora stiamo approcciando. Ecco. Stiamo conoscendo, diciamo, come se fosse una novità. E sono 30 anni, 40 anni che esiste nel resto del mondo, effettivamente. Giusto? Esatto, esatto. Allora, io volevo fare una piccola nota. Io ho partecipato ad una edizione del Mari Wine Fest, come ricorda anche Maddalena D'Amicis, con la quale eravamo andati nell'edizione invernale. Fantastico. Ed è stato molto bello, anche molto suggestivo, tra l'altro in una location davvero a Taranto imperdibile. E poi però volevo chiederti, Stefania, perché hai puntualizzato una cosa molto importante, secondo me, cioè un po' le difficoltà di creare un evento di questo genere. E poi volevo capire, quindi, da parte vostra, che tipo di passi avete utilizzato, perché voglio, cioè, secondo me sarebbe anche molto importante per chi ci sta ascoltando, diciamo, capire anche cosa c'è dietro un evento di questo genere. E poi, dato che noi siamo ovviamente focalizzati sul digitale e l'online, qual è stata poi l'integrazione di questi canali all'interno per la promozione dell'evento stesso, ecco. Allora, questa è una bellissima domanda, perché tocca un po' le mie corde emotive e professionali, perché in realtà noi quando abbiamo deciso di lanciare il Due Mari Wine Fest l'abbiamo lanciato come se fosse un brand a tutti gli effetti, quindi abbiamo fatto prima un'analisi di mercato, poi abbiamo investito tantissimo in comunicazione e marketing digitale, abbiamo realizzato il logo, c'è stato proprio uno studio anche per la realizzazione del logo, del brand, per comunicarne mission, vision, e so che qui insomma posso parlarne veramente liberamente perché parliamo la stessa lingua, e quindi abbiamo investito fin da subito tanto in comunicazione, perché a mio avviso quando metti su un evento di questo tipo, o comunque quando avvii un progetto, la comunicazione del progetto, tutto il marketing digitale non può prescindere, quindi insomma sono strettamente connesse le cose, soprattutto perché dai un'immagine a quello che sta facendo, a quello che stai realizzando, credibile. E quindi, dato che noi eravamo alla prima edizione, le aziende non ci conoscevano, noi non sapevamo a livello proprio pratico come muoverci dal punto di vista logistico, ecco, investire nella comunicazione del brand ci è sembrata la cosa più ovvia da fare
all'inizio, esatto, e soprattutto sensata. Poi chiaramente abbiamo unito le nostre competenze, perché io comunque mi occupo di marketing e comunicazione da anni, Andrea si è occupato all'inizio e si occupa ancora oggi della parte commerciale, Fabio della parte più tecnica, che in un evento è assolutamente essenziale. Dopodiché, anche parlando tanto con gli operatori del settore, sbagliando tantissimo, perché noi abbiamo preso degli scivoloni incredibili, però sono convinta che solo chi fa sbaglia, e non è una frase fatta, nel senso che è la verità. Per quanto possano aver avuto successo, comunque ci sono state delle insidie, sono state insidiose, quindi soprattutto quando poi abbiamo cambiato location. Cioè chi fa eventi lo sa che quando cambi location è un macello, nel senso che devi ricominciare da capo, la logistica è una cosa veramente importante da seguire, e poi chiaramente ti devi circondare di persone che insomma sanno il fatto loro e delegare il più possibile. Noi all'inizio volevamo fare tutto da soli. Certo. Poi l'arte della delega, che anche quella non è semplice, ci ha insegnato insomma che in realtà è essenziale in un evento che comunque conta migliaia di persone ad ogni edizione, che vengono da tutta Italia. Ci sono persone che non me l'aspettavo, però mi hanno scritto: Stefania, noi veniamo da Roma, come possiamo prenotare i biglietti, insomma, ed è bello. Anche i gemellaggi ci hanno aiutato un po' a ramificare insomma la situazione. Noi siamo stati anche tanto, tanto fuori per la promozione dell'evento, quindi quello che insomma ho imparato da questa esperienza è fare un ottimo lavoro di comunicazione, delegare, scegliere le persone giuste, scegliere la location giusta e soprattutto non lasciare nulla al caso, cioè e segnarsi alla fine di ogni evento gli errori che sono stati fatti, perché sembrerà una banalità, ma tendi poi a dimenticare e magari a rifare gli stessi errori se poi non te li segni, ecco. Quindi facciamo fare Stefania. Una domanda a Ivan e poi passiamo alla... No, io per me diciamo ho risposto a tutto. Se vogliamo poteva essere anche un modulo per un master, cioè l'organizzazione degli eventi, perché hai toccato ovviamente in 2-3 minuti, ma tantissimi aspetti. Sappiamo che dietro ogni parola c'era davvero tanto da dire e da confrontarsi. Magari lo faremo in un secondo momento, quando speriamo che questa situazione finisca, magari sarà il modo di risentirci, così ne riparliamo e ci racconti poi come sta andando. Tanto oramai, Ivan, questo format è diventato qualcosa di diverso da quello che era partito. Oramai è un ci saranno altri contenitori. No, scherzo. Ma comunque io ci tengo a fare solamente una puntualizzazione, poi magari chiamiamo gli altri due ospiti. Sì. In realtà un ospite e una nostra collaboratrice in trasmissione. Hai detto e ti sei quasi giustificata, l'hai detto proprio chiaramente, no? Sembra una banalità prendere appunti sulle cose sbagliate, però in realtà quello che tu hai nucleato sono i veri dettami del marketing abbinato in questo caso a un evento culturale. Se noi, è come nelle storie d'amore, no? Se tutto va bene in un evento, no? Una storia d'amore va bene, nessuno si interroga su che cosa sta facendo, perché le cose vanno in una certa maniera. Invece quando una storia finisce cominciamo con i pipponi mentali, a seconda dei casi psicologici, diciamo: ma cosa ho fatto di sbagliato, ma perché così colà. In realtà noi dovremmo interrogarci quando le cose vanno bene, c'è qualche cosa da aggiustare, perché questo ci permetterebbe di segnare una vera e propria via. Il vostro evento, siete stati una squadra che sicuramente ha funzionato bene, il vostro evento ha fatto scuola, nonostante 5 edizioni, è un evento giovane, diciamocelo chiaramente. Sì. Però siete stati punto di riferimento per tutti quanti, anche per me che faccio promozione culturale dal 1994, insomma, siete stati un punto di riferimento importante. Abbiamo collaborato in altre iniziative con te, con Andrea e con quant'altro, perché vi riteniamo veramente delle persone da cui si può imparare. E non lo dico per piaggeria, perché ti ho invitato in trasmissione, ma perché te l'ho detto anche in presenza e dal vivo, insomma. Sono abbastanza entusiasta nei miei complimenti, così come lo sono anche quando mi incazzo, quindi, come dire, va bene anche questo. Quindi ci tenevo davvero a averti in trasmissione, perché chi meglio di te può parlarci di enogastronomia 3.0. Ivan, parliamo degli altri, sentiamo. Sì, allora, secondo me è arrivato il momento di invitare gli altri ospiti. Eccoci. E quindi abbiamo Simona De Bartolomeo, che diciamo è una nostra collaboratrice e amica da tanto tempo, e poi Ivan Jurato, che è uno chef e che ha una vita, un vissuto molto particolare, perché non nasce chef, ma poi ce lo racconterai. Simona,
Ciao a tutti, sì. Ciao, alzate Simona. Un po' la voce, mi sento bassi. Alzate un po' la voce che mi sento bassi. Sì. Sì. Allora, questa puntata, come dicevamo prima, nasce, prende spunto da un articolo fatto appunto da Simona, da un'intervista fatta da Simona a Ivan, e quindi volevamo lasciare un po' a lei, diciamo, il pallino della diretta e chiedere ad Ivan, la prima domanda, fargli un po' da rompighiaccio e presentarlo un po', perché appunto è chef, ma sappiamo che dietro c'è una storia interessante, quindi, e sono poi quelle che appassionano e che ci tengono attaccati un po' alla lettura o al video. Allora, innanzitutto devo ringraziare nuovamente lo chef Ivan Giurato, perché veramente per me è un piacere, ma per tutti noi, averti ospite. E prima di farti la prima domanda, che poi è la domanda con cui ho voluto aprire la nostra intervista per il giornale, volevo precisare, insomma, che... È arrivato il momento di... Volevo precisare che tu appunto hai partecipato non solo alla seconda edizione di Masterchef, ma anche sì. Poi sei stato insomma richiamato per l'edizione All Stars, quindi insomma è stata una conferma di quello che è stato, di quelle che sono state le tue capacità e il tuo personaggio, ma a me non piace questa parola, la tua persona all'interno di Masterchef. E secondo il mio parere, ma da quello che ho visto è un parere che sposano anche tante persone che ti seguono sui social, i punti di forza che secondo me ti hanno permesso di essere poi il vincitore morale della seconda edizione di Masterchef, perché alla fine anche Bastiani ce l'ha detto, no? Tu sei stato comunque il vincitore morale di quell'edizione, io credo che siano state comunque la tua passione, la tua determinazione e soprattutto credo la tua umiltà. E cito queste caratteristiche non solo appunto perché da semplice spettatrice ho seguito il programma e quindi, ma perché queste caratteristiche secondo me si ritrovano proprio in questa iniziativa di cui parliamo oggi, quindi questa iniziativa Adotta un Cuoco che di cui parleremo con te sì. Ha al suo interno proprio secondo me rispecchia queste tue caratteristiche e insomma prima di entrare nel vivo di questa iniziativa vorrei insomma farti la domanda con cui abbiamo aperto l'intervista e appunto Ivan ha detto che tu non nasci cuoco e quindi insomma la tua passione per la fine per la cucina da dove è nata e come insomma è passata poi per Masterchef fino ad arrivare oggi alla tua professione di chef nella tua terra? Beh, io mi sono formato e ho studiato altro, mi sono laureato in scienze politiche, vecchio ordinamento, ho studiato storia in sostanza, ma non c'entra proprio nulla con la cucina, però questa cosa mi ha dato un buon impatto, ecco, culturale, nel senso che comunque, vedi, studiare sociologia e storia non c'entrerà nello specifico con la cucina, ma c'è un legame di fondo che... data dalla società stessa, dagli uomini che poi formano la società e che hanno questo tratto distintivo di nutrirsi, di mangiare bene e quindi magari culturalmente parlando è una cosa, un punto di incontro se vuoi, quindi per me è stato importante comunque coniugare la mia passione, perché comunque è la passione di chi da assolutamente non professionista si metteva a casa a provare alcuni piatti, alcune cose, e a farle bene, a farle fighe, a rispettare quella che era la tradizione, se volete, siciliana, e a metterle in un piatto. La cosa è stata apprezzata poi dagli autori televisivi e sono arrivato a Masterchef, quindi da una passione al cucinare per gli amici sono arrivato in questo grande talent che è quello che ha dato veramente Natali a questa nuova linea di format televisivi che vanno da Masterchef Italia, Cuochi d'Italia, Top Chef, ormai ce n'è veramente tantissimi. Anche le trasmissioni come Cucine da Incubo, che io adoro perché c'è Calamaccioli. Beh, sì. Quando l'abbiamo fatto noi, in realtà nel 2012 eravamo dei pionieri, insomma. A voglia. Quindi non c'era nemmeno, sai, quel concetto di prepararti, perché non sapevi più o meno cosa fare. Adesso chi fa Masterchef magari ci va, avrà fatto qualche corso. Sì, infatti. Noi eravamo
veramente lo stato brado così, ma forse era meglio, c'era più genuinità, c'era più sincerità anche nei piatti, nulla di costruito, insomma ora vedo che c'è molto protagonismo, quindi ci tengono a fare il piatto figo, l'hanno studiato, però anche loro fanno si atteggiano in certa maniera, fanno il personaggio, eccetera, eccetera. Si è persa l'ingenuità dei primi tempi, diciamo. È un po' come il Grande Fratello del 2000 e poi tutto il resto. Magari un po' sì, magari esatto. Anche se vediamo, cioè, insomma, io l'ho visto quest'anno, qualche talento limpido poi fuoriesce ed è sempre bello. Va bene, grazie mille, ti sei presentato alla perfezione. Raffaello. Ah, faccio io. No, a me mi interessava onestamente, un po' come ho fatto con Stefania, io sono un po' amante del digitale, quindi le mie domande sono quasi monotematiche, però riesco poi a indirizzarle sul protagonista, quindi diciamo il tema è uno, però lo riesco a declinare. No, quello che mi interessa sempre del digitale è quello che apre opportunità. Quindi in un mondo complesso come il nostro, in un mondo ancora più complesso come quello che stiamo vivendo in questi mesi, il digitale è stato e può essere un'opportunità. Io credo che, diciamo, la tua iniziativa, che è quella di Adotta un Cuoco, lo ripetiamo, è proprio un emblema di questa opportunità, perché tu sostanzialmente hai preso quello che è la tua capacità, che è quella appunto di essere un cuoco, e sei riuscita a trasportarla anche in remoto sostanzialmente, e anche quando appunto non potevi essere fisicamente tu a preparare per gli altri. Ecco, io volevo sapere un po' come ci sei arrivato, un po' se hai studiato, un po' come, cioè, un po' se sei arrivato lì per, non so, quasi inclinazione naturale. Cioè, volevo sapere come ti sei approcciato a questa materia, perché secondo me è interessante, molti hanno forse paura o non conoscono lo strumento, quindi volevo sapere tu che percorso hai fatto, visto che sei partito da una laurea in storia e sociologia, sei passato a chef, adesso sei diventato anche una persona che fa marketing digitale, non so, vogliamo capire se sei tu che sei così, oppure se ci hai studiato, insomma, sei stato aiutato da qualcuno, qualche agenzia, non so. No, mi ho fatto tutto da solo con poi degli amici, uno ha un e-shop, quindi mi è stato, che aveva lanciato da poco, che si chiama Bottega 27, appunto, con lui avevamo in cantiere di fare qualcosa insieme. L'idea è venuta per caso, nel senso, la domanda che mi sono fatto è come faccio a trasportare quella che è la mia cucina, il mio pensiero di cucina, se non in tutto, anche una piccola parte, ecco, come faccio a trasportarla, visto che non possiamo aprire, visto che comunque io ho un pubblico trasversale in tutta la penisola, quindi parecchi mi dicevano, quando riapri il ristorante ti vengo a trovare, però vediamo se si può viaggiare, c'era anche un problema proprio, no, di spostamenti, quindi parecchie persone che mi seguono, che magari abitano Torino, Napoli, Roma, eccetera, eccetera, non riuscite mai a entrare in contatto con me. Questo è anche un modo per comunicare con queste persone, per prendere un prodotto da me pensato, tra virgolette, perché comunque è una ricetta classica della cucina siciliana, e poterlo fare a casa mia, a casa loro, tranquillamente, grazie ai miei consigli che poi vanno in video. L'idea è nata anche grazie al fatto che, considerando il mio territorio e la filiera corta che io uso nella mia cucina, ho detto, queste persone non stanno lavorando neanche, mettiamoci tutti insieme, quindi cerchiamo di creare un circolo virtuoso e fare farci del bene tutti insieme, ecco, questo è stato più che altro un'idea di collaborazione vicendevole. Bello, no, bello, perché poi alla base dei social e del marketing digitale c'è la condivisione, e quindi esatto. Questo in qualche modo è un suo compimento. Dello share, cioè del condivisione. Esatto, della condivisione, certo, quindi condivisione e collaborazione ti ha portato ad avere questo progetto che è molto interessante. Devo dire che le aziende, quindi, che mi hanno fornito i prodotti, mi hanno fatto dei prezzi a parte speciali, e poi mi hanno dato l'opportunità di fare un conto vendita, quindi sono stati molto, no, gentili, nel senso, hanno detto, ma guarda, ti diamo i prodotti che vuoi, vendili. Loro in sostanza hanno avuto un nuovo canale di vendita, certo,
Quindi loro hanno preso sia la pubblicità, fra virgolette, perché comunque il loro marchio è andato un po' ovunque, sia la possibilità di vendere i loro prodotti nuovamente a quella, a quelle persone che non riuscivano a rintracciarle poi nell'immediato. Quindi c'è stato, siamo rimasti tutti felici, ecco. Bene, così oggi lanciamo, proprio oggi lanciamo il kit aperitivo che comprende anche il vino. No, fantastico! Peccato, il mio compleanno è stato prima. Stato il tuo compleanno, basta. Però il mio è domani. Quindi siete ancora in tempo per mandare una box a casa. Va bene. Abbiamo frappato di Vittoria. Quindi poi lo accompagniamo con i prodotti tipici da gustare insieme con gli amici. Va bene per 4, quindi siamo al limite per quanto riguarda le costrizioni del Covid. Bellissimo. Va bene. Allora, sentiamo Simo. Sì, scusami, non avevi finito, perdonami. No, volevo fare una domanda ad Ivan, perché stavo pensando che il Covid ci ha messo sicuramente di fronte ad un fatto, e cioè essere anche a livello imprenditoriale più flessibili, cercare anche di uscire dalla nostra comfort zone, che secondo me è sempre una cosa positiva, perché ci apre veramente ad altri orizzonti. Secondo te, Ivan, in base anche a quello che hai detto prima sulla genuinità, ritieni che il racconto anche della tua professione o della figura che rappresenti, non dico personaggio perché sono d'accordo con Simona, non è un termine che mi piace utilizzare, pensi che debba proprio cambiare il racconto della tua professione? Io anche con l'evento che organizzo ho sempre cercato di ridurre la distanza con il pubblico, e con il digital io penso che si possa fare anche in maniera più semplice, per creare, con lo scopo di creare delle community, di avvicinare anche le persone a quello che facciamo. Quindi ti chiedo, pensi che il racconto della tua professione, della tua figura, debba cambiare a questo punto? Dobbiamo cercare di inserire più genuinità in quello che facciamo, cercando di allontanarci dall'idea dello chef inarrivabile? Assolutamente sì, nel senso che comunque per un periodo, forse ancora oggi, c'è questa visione dello chef superstellato, inarrivabile, che fa le sue magie in cucina. Ma ricordiamoci sempre una cosa, che il lavoro di cucina è un lavoro di squadra, funziona la brigata. Se un ristorante va bene, il merito è del ristorante e mai del cuoco singolo. Questa è una cosa che per molti è un po' un discorso alieno, no? Perché vado da Cracco e Cracco è Cracco. In realtà Cracco ha 15 persone sotto di lui, dalla pasticceria agli antipasti che si fanno il mazzo per arrivare a quel livello. Quindi magari tornare con i piedi per terra e capire che comunque lo chef ci mette sia le idee, sia la sua esperienza, sia la sua manualità, sia la sua passione, però dietro c'è un lavoro di contorno non indifferente. Quando lo chef ha una stella, la stella è del ristorante, non solo dello chef. Quindi assolutamente sì, bisogna. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni tra i più grandi stellati d'Italia. Devo dire che al di là dell'aspetto televisivo, poi sono persone umane. Che quando ti possono dare un consiglio fuori schermo te lo danno, quando fai una cosa come Masterchef è l'importante, che vogliono farti crescere, perché sai, ci sono spesso, io ci ho lavorato con cuochi anche locali più o meno famosi che si sentono cosa però in realtà non è così, cioè nel senso che poi vedi il loro sous chef che ne sa più di loro, quindi quando vai poi a relazionarti dici ma non è sto granché, però il ragazzetto che c'è sotto e si fa il mazzo è quello che porta avanti tutto il carretto. Esatto. Sì, vero. Le trasmissioni televisive ci hanno anche, non tutte, attenzione, ci hanno anche fatto capire una visione distorta di come funziona una cucina. Io che ci ho lavorato fino a non troppo tempo fa,
anche se la sala non fa parte della cucina, capisci che una cucina, ma come tutte le cose, come tutte le organizzazioni funzionano, se funzionano tutti gli ingranaggi, altrimenti lo chef che poi controlla i piatti alla fine se non ha niente da controllare non va bene. Beh, una cucina, la parola, una gerarchia piramidale, però... Sì. Però senza dubbio il lavoro di squadra è quello che conta. Cioè, se a me manco un giorno il lavapiatti, la cucina va. E parliamo veramente dell'ultimo anello, che però serve perché è fondamentale. Allora, Simona. Sì, io volevo dire una cosa. Gli ospiti di oggi sono, abbiamo visto, accomunati da un grande concetto, il legame con il territorio. Vabbè, Stefania lo sa cosa penso di lei e dei suoi eventi. In una città come la nostra, Taranto, gli eventi organizzati da Stefania e i suoi soci sono veramente un respiro, una boccata d'aria, una speranza, non lo so, è veramente una strada ancora poco battuta e molto molto bella per poter slegarci da tanti concetti e sfruttare al meglio tutte le nostre potenzialità, quindi una città del sud, una città di mare, una città bella, eccetera, eccetera. E questo io lo vedo anche nel lavoro, nell'iniziativa dello chef Ivan, perché comunque, come ha detto, i suoi prodotti appunto sono a chilometro zero, sono tutti vicino a casa sua, lavora nel ristorante appunto Marina di Ragusa, quindi insomma nella sua terra. Ecco, appunto volevo chiedere a Ivan, tu ovviamente lo fai più nello specifico nella cucina, quanto è importante per te il legame col territorio, col tuo territorio, e soprattutto può essere questa una strada per tutti, una strada per riprendere poi dopo la fine di questa pandemia, per risollevare un po' le sorti? Beh, secondo me compito di uno chef prima di tutto raccontare il proprio territorio, perché se ci dimentichiamo da dove veniamo abbiamo fallito, cioè nel senso, se io mi metto a fare hamburger così qua in zona mi dicono perché, cioè nel senso, abbiamo tanta roba. Vi ricordo che a Modica, qua in provincia di Ragusa, abbiamo fatto fallire un McDonald's, l'unico in Europa, perché non ce n'aveva nessuno, perché qua facciamo le scacce ragusane, sinceramente dei loro hamburger con la carne di dubbia scelta, ne facciamo pure a meno. Chiaramente poi lì è un lavoro di marketing, che McDonald's è un super colosso, però compito dello chef, se io non riesco a raccontare il mio territorio, i piatti che faceva la mia nonna, la mia mamma, quello che mi hanno insegnato, e se non riesco a trasmetterlo al turista che arriva o a chi semplicemente voglia di riscoprire quella tradizione, servo a poco, nel senso, se non riesco a fare queste cose o far capire il connubio che ci può essere in Sicilia, così come a Taranto, tra il campo e il mare, tra le verdure e il pesce, se non riesco a esprimere queste cose con cui sono nato, sicuramente ho fallito come cuoco, ecco, questa è la mia modesta opinione. Quindi assolutamente sì, raccontare il proprio territorio deve essere uno dei compiti fondamentali. E poi non scordiamoci comunque, le tradizioni in Italia sono quelle che ci rendono grandi, nel senso, abbiamo 3.000 varianti di una stessa ricetta, già cambi paesino e sono 6 km, 5 km, già cambia qualcosa, quindi non sai mai quello che vai a trovare, c'è sempre da imparare, quindi anche nei tuoi vicini puoi trovare spunti per fare sempre meglio. A me piace la passione che ci metti in quello che fai, onestamente. Cioè, io a un certo punto stavo quasi smettendo di ascoltare proprio ogni singola parola, perché ero solo trascinato dalla tua passione. Cioè, ti davo fiducia a prescindere, non so come dire. Cioè, al netto di quello che dicevi, io dicevo, se una persona me lo dice in questo modo, non può essere che è vero. Quindi, davvero, non è una domanda, però era una cosa che si deve. Voglio fare una considerazione pure io, manco la mia è una domanda. Non ringrazieremo mai abbastanza Simona De Bartolomeo, che ci ha avvicinato a questo personaggio, visto? Perché è importante. Grazie, sì, io voglio concludere alla fine, perché ho da farti una domanda che riguarda gli aspetti sociali, ma volevo sentire se Ivan, Simona
o Stefania, Simona innanzitutto, poi tutti gli altri, se hanno da fare qualche altra domanda, ma che insomma possiamo stare, abbiamo ancora una decina di minuti, ce li possiamo concedere. Beh, allora io me la gioco un'altra domanda, va. Okay. Una che è rimasta... Facciamo risposte brevi così riusciamo a farne una ciascuna. Una che è rimasta fuori dall'intervista scritta, anche se un po' già abbiamo anticipato. Il tuo progetto adotta un cuoco, io ho comprato il kit, ho cucinato a casa, fantastico, certo. Non è fantastico. Fantastico. Io domani. Non è venire, spero di venirci presto perché ho da due anni un viaggio in sospeso in Sicilia, comunque non è essere sul mare o Marina di Ragusa, però è sentire i sapori e i profumi di una terra che al momento, vabbè, non posso visitare. Ok, però è stato un mezzo comunque efficace. Poi sento parlare, quindi questo tipo di iniziative che tu giustamente hai detto, io vorrei che i miei colleghi chef facessero anche loro questa cosa, perché comunque è una strada che almeno momentaneamente può sia aiutare che, insomma, essere un nuovo strumento per in questo momento. Poi, insomma, si parla anche di ghost kitchen, quindi di cucine fantasma, questa cucina dove ci sono solo i cuochi, la brigata, come hai detto tu, e poi il cliente a casa gusta il piatto. Insomma, questa è una strada che, a prescindere dalla pandemia, rappresenta un po' il futuro, secondo te, della cucina nel nostro paese? Bellissima domanda, Simona. Allora, sì, però sono ancora convinto che purtroppo funzioni in certi posti, ad esempio nelle grandi città, perché non ha troppo senso. Cioè, mi sembra così poco, mi sembra antieconomico, ecco, mettere a disposizione una città che fa magari 25-30 mila abitanti una ghost kitchen, perché comunque il bello dei piccoli borghi che abbiamo in Italia, che poi sono il tessuto sociale, vero, cioè, tralasciando le città enormi come Roma, Milano, poi ci sono queste intercapedine di piccoli borghi che poi sono belli da scoprire, belli da visitare, bello andarci a mangiare. Quindi secondo me sì, la dark kitchen in certe realtà funziona, però quanto è bello sedersi in un piccolo borgo italiano, gustare, certo, quella pasta tipica, eccetera, eccetera, avere un contatto anche con lo chef, perché ricordiamoci che poi in queste piccole trattorie, chiamiamole così, magari lo chef esce fuori, ti dice com'è andata, cioè anche bello quello, è l'accoglienza, siamo italiani anche per quello, perché abbiamo questo modo di socializzare molto franco, soprattutto qui al sud, ecco. Sì, eccoci qua. Perfetto come domanda. Allora, Stefania, perché voglio fare le conclusioni, tu vuoi fare qualche altra domanda o sei soddisfatta così, insomma? No, passo la parola a te, che ti vedevo che volevi chiedere qualcosa ad Ivan. Sì, sì, Ivan, fai prima sì. Tu, voglio essere l'ultimo. Sì, voglio essere va bene. Io volevo sapere come evolverà questo progetto, perché mi sembra di capire che sia un progetto, diciamo, partito come esperimento, quindi appunto il primo box è quello che c'è. Come evolverà questo progetto anche, diciamo, post-Covid sostanzialmente? Perché è giusto, come hai detto tu, speriamo subito di ritornare a praticare i ristoranti, però immagino che vorrei tenere comunque in piedi questo progetto comunque parallelo, anche per far scoprire, come hai detto tu, le tipicità della tua terra, ecco. Beh, allora già siamo, come ho anticipato prima, oggi usciamo con un nuovo box aperitivo che è molto più semplice, non è una vera e propria ricetta, perché ci sarà delle bruschette di pane col grano antico siciliano, della caponata, c'è il frappato, ci sono le preparazioni alimentari, quindi il pomodoro secco, eccetera, eccetera, tutte cose. Basta così. mezzogiorno la versione con la mandorla pizzuta di avola, i biscotti al finocchio, il biscotto bollito, che è una cosa che non si trova, basta. Quindi, ma perché ti ho fatto questa domanda? È venuta a fare. Ecco, l'intenzione di andare avanti c'è, chiaramente. Se si sblocca la situazione, come ci auguriamo tutti, Covid, viene meno un po' il lato sociale,
perché comunque i cuochi ce la faranno nuovamente, per fortuna, pure da soli. Però è importante, ecco, magari mantenere il format, riuscire a raccontare sempre il territorio. Ma questa cosa dovrebbe valere per tutti, cioè Adotta un Cuoco non vuole essere un mio progetto esclusivo, ma vuole diventare virale in maniera da essere adottato, fra virgolette, da tutti, anche da altri cuochi, da altri cuochi in Italia, quindi usarlo come modello per lanciare il loro prodotto, il loro piatto da vendere così, perché rimane una cosa figa, cioè dai la possibilità al cliente di fare il tuo piatto con i tuoi prodotti a casa sua. Secondo me è molto bello, e quindi al di là del Covid potrebbe funzionare. Noi vediamo che succede. No, ma adesso attendiamo con grande sorpresa, sì, e no, allora, l'ultima domanda di Raffaello, che sarà una domanda bellissima. Cioè, l'ultima cena, ti prego. Allora, no, dicevo, sì, sono trepidante, come mi ha detto prima Stefania, ma anche Simona già lo sa, perché insomma mi sento molto vicino alla categoria dei cuochi, sia per dimensioni, perché sono uno che mangia tanto, quindi come dire è proprio una questione affettiva, sia perché ci ho lavorato tanti anni, insomma, e quindi come dire mi prendevano spesso con questo barbone, questo fisico, mi dicevano sempre il canavacciolo dei noi altri, ma in realtà insomma non lo sono. Allora, il concetto è un altro. A me quello che mi ha colpito della tua iniziativa è il risvolto sociale profondo. Io sono allora, diciamo, anche io ho passato da poco un compleanno, il secondo, chiuso in casa, e non mi ha, la depressione un po' c'è stata, non lo metto in dubbio, però c'è una maniera, ci sono due maniere, sostanzialmente due maniere di reagire alla depressione: rimboccandosi le maniche oppure piangendoci addosso. Il fatto che tu ti sia proprio rimboccato le maniche e abbia cercato, in un momento in cui davvero la ristorazione è una di quelle cose che ha bisogno della presenza, anche nella domanda di Stefania c'era questa cosa, cioè tu hai davvero scoperto l'uovo di Colombo, cioè questa iniziativa io spero davvero che altri cuochi la adottino, ed è molto bello questo fatto che tu non ci abbia voluto mettere, come dire, un timbro o un... come dire, no? Perché mi piaceva proprio questa cosa qui, cioè i risvolti sociali, cioè il pacco ti dà prodotti di altissima qualità. Io domani li cucinerò, perché c'è, mancava il peperoncino, mi è arrivato ieri, tra l'altro con un altro regalino, un cioccolato allo zenzero, per scusarsi del disguido, fantastico. Ma l'amico, dicevo, di Bottega è una brava persona. Sì, bravissimi, ma infatti hai scelto degli ottimi partner, come diceva appunto Stefania prima, riferito al Wine Fest, è articolata la domanda, ma è importante. Dicevo, i risvolti sociali, questa iniziativa dimostra che si può fare ognuno la propria parte, cioè hai scoperto una cosa geniale ma semplicissima da mettere in atto. Davvero qualunque cuoco in qualunque parte d'Italia può, nella sua vita professionale, essere venuto in contatto con diverse realtà dove lui stesso andava a comprare i prodotti e le materie prime, e quindi tu aiuti la filiera, aiuti i cuochi, aiuti questo, e fai capire che la ristorazione in questo momento deve prendere altre strade, quindi quelle casalinghe, ma aiutarci. Quindi io ve l'ho fatta domanda su questo, perché tutte le cose geniali sono alla fine semplici, e tutti gli altri che non le hanno avute, vabbè, ma che ci voleva, non è così. E poi voglio lasciarvi tutti, ti voglio dedicare questa massima, e te la dedico prima che semmai poi non rimane tempo, perché credo che sia perfetta per te. L'alta cucina non è una cosa per i pavidi. Bisogna avere immaginazione, essere temerari, tentare anche l'impossibile e non permettere a nessuno di porvi dei limiti, solo perché siete quello che siete. Il vostro unico limite sia il vostro cuore. Quello che dico sempre è vero, chiunque può cucinare, ma solo gli intrepidi possono diventare grandi chef. Ti ritrovi in queste frasi, in questa frase, Ivan? Mi ritrovo parecchio in queste frasi. Era tu. Come? No, Ratatouille, il famoso ma io adoro, della Disney, quindi te l'ho voluto dedicare perché quando parlavi mi è venuto in mente tutti i cartoni animati. Ecco, rispondo alle mie domande, grazie mille. Il mio preferito come cartone. Tornando alla domanda, a parte l'agitazione di Remy che mi ha scaldato il cuore. Favoloso. Devo dire che sì, nel senso che il concetto di Adotta un Cuoco, se diventa virale, ci dà la possibilità di fare la nostra parte, non scuotendo, ecco,
l'albero per cercare di fare cadere qualche mela, ma semplicemente pensando da lontano cosa fare senza rischiare per nessuno. Mi spiego meglio perché mi ho detto l'ho detta malissimo. Ti ho emozionato con Remy, ti ho emozionato con Remy. Poi sì, no, nel senso avete visto tutti, no, queste manifestazioni o apro che hanno pure parecchio senso, nel senso sono tutti molto arrabbiati, ma perché stiamo morendo di fame, inutile girarci attorno. Il problema è che andare a fare assembramenti senza mascherina, generare contrasti, violenza, cioè poi stiamo manifestando cosa? Contro un virus, perché comunque il governo fa quello che deve fare per il nostro bene, credo, cioè nessuno vuol chiudere perché ci vogliono male, il concetto deve essere chiaro. Quindi andare in piazza a protestare, rischiare, prendersi pure le botte, io lo trovo un po' senza senso. Capisco che sono col cuore vicino ai colleghi che hanno fatto questa operazione, insomma, perché dopo un po' la rabbia fuoriesce, non si sa come andare avanti. Però ecco, ad Ottan Cook è proprio l'opposto, vuole dare una mano ai cuochi in maniera molto limpida, trasparente, senza protestare per qualcosa di cui francamente al momento ci possiamo fare poco. Tutto qua. Quindi l'unico modo intelligente mi è sembrato fosse quello. Come riusciamo a dare una mano ai cuochi in Italia senza metterci e andare in piazza a fare le proteste? Proviamo una soluzione diversa, visto che la tecnologia oggi ce lo permette. Io voglio dire una cosa, scusami, Milan, io sì. Se mai faremo dentro Smart Marketing una rubrica di cucina, io chiamerò te, guarda, davvero, hai detto delle cose bellissime e con un grandissimo senso. Stiamo protestando contro un virus, è proprio senza senso, sono perfettamente d'accordo con te, veramente. Sei una persona molto profonda, lo dico con grande umiltà. Bello, grazie. No, guarda, condivido, tra l'altro tu dici una rubrica su Smart Marketing, io voglio andarmi a fare una birra con te, perché tra la passione che ci hai messo prima e queste parole che sono fortissime, sono molto, sono limpide, e quindi davvero non c'è poco altro da aggiungere, per cui niente, solo grazie anche per quello che hai detto, perché diciamo stiamo vivendo tutti un momento molto difficile e tu stai mostrando una parte positiva all'interno della difficoltà è propositiva, per cui questo è davvero molto 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 bello, ecco. Grazie Ivan, grazie. Beh, allora io non so cosa dire, non so se Stefania, Simone vuole aggiungere qualcos'altro, ma io credo che la sua chiusura sia stata meravigliosa. Io posso solo dire che potrei volerlo al prossimo Due Mari Web Fest, quando sarà, però volentieri, perché insomma è stata una bella chiacchierata e io vivo molto di energia, di sensazioni, e devo dire che Ivan mi ha trasmesso delle sensazioni molto positive. Ed è un bel racconto quello che stai facendo, di cui abbiamo bisogno, ecco. Sì. Grazie. E ma poi... quanto è stata brava Simona a trovarti, ma quanto è stata brava ma Simona è proprio top. E infatti, va bene, allora dico, Ivan, siamo arrivati a 56 minuti proprio in questo momento, io dico che possiamo anche concludere, possiamo salutarci, diamo l'appuntamento. Io sono sicuro che questa puntata avrà più successo delle altre, proprio perché abbiamo portato, no, ma non perché gli altri non fossero, però è stata, non lo so, ha toccato delle corde diverse forse questa volta, non lo so, ha toccato il cibo, forse interessa a tutti, no? Questo, più dei libri probabilmente. Okay. Infatti, ok, arrivederci a tutti. Salutiamo tutti, ciao a tutti, alla prossima puntata di Incontri Ravvicinati. Chi non conoscevo. Ciao, ciao, grazie.